l'espressione dell'espressione. Come si ama un animale? Beh, un animale, l'ideale sarebbe amarlo come lui ama noi. E quello sarà impossibile, perché come ci può amare un animale, chi ha un cane, un gatto lo sa, ma anche un cavallo, sa che questo amore reciproco è impossibile, perché quello che danno loro a noi, noi non lo potremmo dare mai a loro. Mi si chiama appena fatto. Una vita davvero spesa per gli animali, quella di Alberto Brandi, veterinario che ultimamente ha messo nero su bianco appunto alcune sue riflessioni in un libro che si intitola Gli animali ci salvano. Ci salvano perché nasce da una mia vicenda personale, che quando sono stato, diciamo, ricoverato per Covid, in un periodo in cui ancora il Covid era abbastanza sconosciuto, per cui non c'erano vaccini, non c'era niente, quindi c'era un po' la paura. Si vedevano i camion, ti ricordi, militari che uscivano con le bare. Sono stato appunto in terapia subintensiva, quindi con il casco e quindi in una situazione abbastanza critica. E diciamo, tra i pensieri che mi affollavano in quel momento, la notte soprattutto, la mente, c'è stato proprio il ricordo degli animali che sono appunto, hanno attraversato la mia vita. E il cane si chiama Soglia. Soglia. Hai visto, quando uno arriva a fine vita, che rivede tutta la vita, io rivedevo gli animali, perché alla fine son passato tutti gli anni con gli animali, ho passato alla fine da quando avevo 12 anni ad ora. Ecco, questa passione quindi come nasce, perché nasce, che poi è diventato il lavoro di una vita? Beh, nasce, come appunto lo descrivo nel libro, da un incontro che ho avuto con il mio primo gatto. Lo trovai in una discarica proprio a ridosso del paese, e da lì, alla fine, tramite delle vicende che poi vado anche a narrare, insomma, ho accumulato, diciamo, questa passione, questa voglia di fare qualcosa per loro. La vita privata di chi fa questo lavoro è sicuramente influenzata, la mia forse ancora di più, perché sono uno che dà tanta disponibilità. È veramente una vita bella, però con tanti sacrifici appunto personali che ma non è Brandi Alberto, probabilmente se tu intervisterai qualsiasi veterinario ti dirà questa cosa. È una vita spesa per gli animali anche per farli adottare, cioè voi vi spendete davvero in prima persona, insomma, gatti, ma non solo, perché l'adozione deve essere un'adozione anche consapevole. Quello sicuramente. Noi purtroppo in provincia d'Arezzo, parlo della provincia d'Arezzo perché è quella che conosco, abbiamo questa piaga, che secondo me è una vera e propria piaga, degli abbandoni dei gattini piccoli. Non è bello, tu prima hai fatto delle riprese anche nelle gabbie, vedere questi gattini che poi a volte arrivano sani, a volte invece arrivano malati, sono soli, vivono ora d'estate su gabbie calde. Noi più di quello non possiamo fare che curarli, dargli da mangiare e cercare un'adozione, però vi assicuro che non è una cosa bella da vedere, perché però secondo me ci vorrebbe poco, ci vorrebbe che le persone sterilizzassero. Le sterilizzazioni non costano un patrimonio. Quando si prende un animale bisogna essere consapevoli di quello che si fa, cioè non è che sono peluche o il regalino da fare perché costa poco, per cui pensateci, perché dopo ce lo ritroviamo sulle spalle tutti. E spero che su questo libro la gente apprezzi sia la mia diciamo sincerità, nel senso di sentimenti sugli animali, sia che impari ad amare gli animali.